confermato. Per quanto riguarda invece l'abbattimento del pino di Largo Villa Glori, dato che anche io ho presentato l'interrogazione, io ho letto l'ordinanza che lei ha firmato per l'abbattimento. In realtà nell'ordinanza non c'è una perizia specifica che determina la morte dell'albero. La perizia dice che l'albero è in salute là dove si è potuto fare la perizia, ma ha anche identificato che sulla parte interrata, sotterrata dal fusto, dato che è stato fatto un lavoro probabilmente fatto male, diciamo, interrando il fusto dell'albero, su quella parte non si è potuto fare la perizia. E quindi l'unica cosa che è stata fatta è un'analisi al computer, un modello di comportamento dei venti, con un vento di 27 metri al secondo che determina un indice di sicurezza 1,91, al di sotto di 2 che è il limite. Quindi non c'è un pericolo imminente. C'è il problema, dico, che la perizia che è stata inserita, i commenti della perizia inseriti nell'ordinanza, dicono che, non dicono che l'albero sia morto né che sia marcio, dicono che non possono determinarlo perché presumono che ci possono essere dei problemi sulla parte interrata. E quindi o bisogna disotterrare l'albero e lavorare sull'aiuola per fare questa determinazione. L'unica cosa che sì è un'indicazione è che l'albero è inclinato e che il modello usato al computer per determinare l'indice di sicurezza, chiamiamolo così, ha dato 1,91, al di sotto di 2 che sarebbe il limite. Quindi non c'è un pericolo imminente in questo momento che richiede l'abbattimento immediato. Secondo me c'è lo spazio per fare uno studio e soprattutto evitare l'abbattimento nel periodo estivo, che è il periodo di nidificazione. Già abbiamo visto che per quanto riguarda i fuochi, se possiamo ad agosto, probabilmente a settembre, la situazione già non è, diciamo, invadente del problema della fauna e rispettiamo la legge, se non mi sbaglio, la 197 dovrebbe essere, e anche l'ordinanza c'è. Quindi io credo che ci siano gli spazi per fare uno studio più approfondito e aspettare 1 o 2 mesi eventualmente, e se gli studi lo confermano e anche le perizie, a questo punto questo sarà. Grazie. Approfondiremo, come abbiamo detto, perché a questo punto è stato approfondito. Se è vero, io non ho letto la perizia, che è solo un calcolo, lo so che non si può, però dico, se è solo un calcolo che scava, andiamo a scavare, andiamo a vedere, dato che l'albero è interessante per te, andiamo a vedere. Procediamo. Grazie. Con i